Il tragitto diventa il protagonista, molto più della meta, perché gli incontri che si fanno lungo il cammino possono arricchire più di quanto si immagini. È questo il senso della Route Nazionale 2014, organizzata dall'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani. Il viaggio di 1500 gruppi locali si svolgerà prima separatamente nelle varie regioni d'Italia, lungo ad esempio le terre liberate dalla mafia, per poi entrare nel vivo dal 7 al 10 agosto, quando i 30.000 ragazzi convergeranno a San Rossore nel Pisano. Tutto, precisano dall'organizzazione rispondendo alle perplessità degli ecologisti, nel rispetto dell'ambiente. Filo conduttore di questa speciale riunione di giovani è il coraggio, storie di coraggio, come quelle che ci racconta Ludovica del clan Roma 50. Noi di clan abbiamo fatto un'esperienza quest'inverno, siamo stati 4 giorni in un centro che accoglie donne che hanno subito violenza e i loro bambini, ed è stata un'esperienza molto toccante e decisiva, anche che ci ha spinto proprio poi a fare qualcosa di concreto come la Notte Rosa. Noi abbiamo fatto tutto questo perché secondo noi è un fatto di educazione, un fatto di rieducazione, quindi se partiamo dai giovani, se i giovani sono i primi a combattere la violenza, sicuramente poi cresceranno uomini e donne non violenti. Michele invece ha una domanda. Uno scout chiederebbe al proprio capo: cosa devo fare, cosa posso fare per te, cosa posso fare per la comunità, cosa posso fare per il paese. Nelle azioni di coraggio che abbiamo fatto abbiamo dimostrato che nel nostro piccolo ogni comunità riesce a fare qualcosa di bene, e quando veniamo riuniti tutti quanti insieme siamo un segnale forte per l'Italia e per le istituzioni. Fra i 30.000, 104 sono stranieri. Per Marta una presenza di valore. Poter conoscere altre culture secondo me può gettare una base a quello che è un lavoro di integrazione, perché in fondo siamo un paese globalizzato, quindi ci deve essere un'apertura e conoscere realmente e non fermarci sui pregiudizi.